Oggi è la giornata del paesaggio, avevamo in programma un itinerario per cogliere la trasformazione del paesaggio avvenuta al momento dell'eruzione, la pioggia di lapilli e di cenere che per un giorno colpì Pompei e le città vicine e trasformò radicalmente il paesaggio, condizionando appunto questo luogo fino ai nostri giorni. Tutte le nostre campagne intorno a Pompei sono frutto di una colmata di lapilli e di ceneri vulcaniche. Il percorso voleva appunto offrire una passeggiata per Pompei alla ricerca di questi luoghi in cui ancora si vedono le colline di lapilli, la cenere vulcanica. Questo non si potrà fare, lo organizzeremo per quando Pompei sarà riaperta, ma possiamo vedere un po' di giardini della nostra Pompei perché uno dei progetti green che stiamo portando avanti è quello appunto di ripristino dei giardini antichi. E Pompei è un luogo dove questo si deve fare perché è stato un luogo pionieristico per lo studio dei giardini e della paleobotanica. Una studiosa americana negli anni 60, la Jastrzębski, iniziò una serie di studi che sono stati fondamentali per la ricostruzione del paesaggio pompeiano, la ricostruzione dei giardini delle case. Ed oggi noi, ancora sulla scia di questi studi, continuiamo le ricerche, continuiamo l'analisi paleobotanica, continuiamo l'analisi dei pollini, l'analisi delle radici, facendo neanche i calchi e con questo possiamo ricostruire anche filologicamente i giardini. Laddove non ci sono dati paleobotanici, si ricostruiscono i giardini storicizzati, quelli che già Spinazzola o Maiuri avevano realizzato nella prima metà del Novecento. A Pompei oggi è possibile fare un percorso nel verde e comprendere quanto importante era in antico il verde, soprattutto concepito come in connubio con l'architettura negli spazi domestici. La casa degli antichi era una straordinaria commistione di spazio costruito e di verde anche questo ovviamente costruito, ma dove la natura e la cultura entravano in simbiosi, spazi aperti come quelli dei giardini e dei peristili, circondati da spazi chiusi, dei porticati, delle stanze che si affacciavano e dove l'amore per la natura si ritrovava anche negli affreschi delle pareti, delle case, come i cubicoli della casa dei cubicoli floreali, dove appunto magnifici giardini davano l'illusione a chi era disteso in letto, nella stanza da letto, di essere all'esterno sotto un pergolato.